qui siamo in uno scenario naturale, in un palcoscenico come dire, naturale, lungo una passeggiata dove la gente può tranquillamente ammirare il nostro mondo ed essere praticamente coinvolta suo malgrado. Quindi sicuramente fanno tanto, ma ancora di più questo tipo di manifestazione vanno in una direzione di inclusione totale. Qui abbiamo visto che ci sono atleti diversamente abili che gareggiano nelle stesse condizioni, nella stessa maniera e nello stesso contesto di persone normodotati. Quindi è uno scenario che a tutto tondo rende l'idea di quello che dovrebbe essere la società moderna. Il canottaggio, qual è lo stato di salute del canottaggio italiano in questa fase? Dunque, il canottaggio italiano esce da un anno estremamente positivo, abbiamo chiuso il 2017 al primo posto nel medagliere con 5 medaglie in specialità olimpiche, quindi sicuramente un bottino forse all'inizio oltre ogni nostra aspettativa. Quindi partiamo da questo presupposto per il nuovo anno agonistico che abbiamo cominciato con la prima gara internazionale Memorial d'Aloia, dove abbiamo visto il grado di preparazione fino adesso dei nostri equipaggi, che è sicuramente buono, e da qui si snoderà tutta la stagione internazionale. I due maggiori eventi saranno i campionati europei ad agosto e i campionati mondiali a metà settembre. Spesso ci chiediamo, avendo vissuto, fortunatamente aggiungo io, l'epopea degli Abbagnale, ma i giovani di oggi si sacrificano come si sacrificavano allora gli Abbagnale per questo sport, per questa disciplina, o diventa più difficile avere atleti bravi, forti come eravate voi? No, forse diventa più difficile il reclutamento, ma sicuramente poi una volta entrati dentro il meccanismo, l'impegno, la determinazione, il sacrificio è uguale, altrimenti non si potrebbe arrivare ai vertici mondiali così senza che dietro ci sia un grandissimo lavoro.